Intanto buongiorno a tutti, vogliamo introdurre la giornata che le sezioni comuniste Gramsci Berlinguer di Milano, di Pisa e di Grosseto propongono come elemento di riflessione su un tema che generalmente viene, quando va bene, viene banalizzato, quando invece non è una banalità, si cerca sempre di, in qualche modo, di giustificare, di dire che non è una roba importante, che oltretutto aggiungendo degli aggettivi, quindi ci si prende dei complottisti, di una serie di robe. Il tema è la massoneria, che per noi di fatto storicamente, non solo per quanto riguarda l'Italia, riferito alla storia della P2, sebbene importante, considerando la loggia P2 una loggia e non l'insieme della massoneria, può far intendere che il network massonico è ben più grande della sola P2. Questo ragionamento qua viene a noi, viene proposto da tutti i lavori che sono stati fatti, tanto per cominciare da Gramsci, no? Quando affronta storicamente il risorgimento, lui individua e assegna un ruolo importante alla massoneria, intesa come un'organizzazione più efficiente che il capitalismo ha avuto ed ha ancora oggi, secondo noi. Questa roba qua si vede attraverso tutte queste forme, queste organizzazioni sovranazionali cosiddette, che non rispondono a nessuno, invece risponderanno a qualcuno, perché non credo che siano dei club, dei giocatori di briscola. In realtà sono quelli che organizzano, dirigono e condizionano sul piano sociale la vita sociale del mondo, direi, oso dire, politicamente le organizzazioni degli stati attraverso i partiti, ma non solo attraverso i partiti, e oltre a questo dando dei percorsi comunque alle relazioni economiche, che sono finalizzate evidentemente a mantenere quel potere gigantesco che la borghesia da quando è nata ad oggi si manifesta dal fatto che l'1% della popolazione detiene il 99% della ricchezza. Questo è un elemento storico importante che secondo noi un'organizzazione che si dice minimamente di sinistra, anche semplicemente democratica, non può far finta che questo elemento storico non esiste. Quindi secondo noi la massoneria è un elemento di riflessione e anche di proposte di iniziative adeguate a questo fenomeno. Questo è per cominciare la giornata. Compagno segretario della sezione di Pisa presenterà anche lui con i suoi strumenti. Bentrovati, io sono Domenico Marino, sono segretario della sezione Gramsci-Berlinguer di Pisa. Come dice chiaramente il titolo del volantino, oggi si affronterà un argomento che è chiave. Oggi non si può pensare di fare politica o di capire politica senza passare attraverso la massoneria. Naturalmente quando si parla in televisione o nei vari documentari tipo History Channel si dà un'idea della massoneria, diciamo, come dire, come fosse quasi un club di Bontemponi, no? Che si riuniscono così
in modo con idee filantropiche, giusto per dare qualche indicazione, per fare del bene, ma poi finisce tutto là, insomma, no? Quando poi si cerca di entrare nel vivo di trame, allora si parla di complottismo, mentre invece possiamo dire chiaramente, Andrea lo spiegherà bene, Andrea che io considero uno dei massimi esperti per quanto riguarda la massoneria, se ci fosse una laurea gli dovrebbero dare una laurea honoris causa, è stato uno dei primi che ha affrontato questo argomento dandogli il peso adeguato, mentre molte volte sì, molti al di là insomma, di visioni molto leggere o superficiali hanno dato un certo peso alla massoneria, ma non come abbiamo fatto come sezione. La massoneria è il vero partito chiesa della borghesia, trasversale a tutti i partiti. Oggi i partiti sono intercambiabili, destra, sinistra, se ancora si può parlare di sinistra, perché effettivamente se si va poi a vedere nell'ambito delle politiche economiche, no? Le politiche economiche di tutti i partiti che comunque hanno governato o sono stati all'opposizione, come anche il movimento 5 Stelle, sono tutti partiti che applicano un'economia, una politica economica di destra, perché oggi non esiste un partito, tranne diciamo, i residuati bellici, quei partitucoli che predicano bene e razzolano male, come può essere Rifondazione, al Gran, vorrei offendere nessun militante perché poi so che fare politica di base è diverso, no? Ancora c'è chi spera effettivamente che certi partiti possano comunque portare delle novità, mentre ormai sono partiti completamente distrutti. Comunque rimane il fatto che le politiche sono contro il lavoro. Cioè, chi pensa che il Movimento 5 Stelle, per dire, possa essere una chiave di cambiamento, possa portare delle politiche nuove, si sbaglia grossolanamente, ma non perché basta andare a vedere ecco quali sono gli intendimenti economici. Io non ho mai sentito parlare di mai nessuno, tantomeno Grillo, nessuno del Movimento 5 Stelle, di politiche a favore del lavoro, dei lavoratori. Il PD, ma che meno, la destra lo sappiamo, no? Quindi attenzione, questo fatto non è un fatto che viene deciso dal politico in sé, ma qualcosa che viene deciso a monte appunto da chi si riunisce per definire un nuovo ordine mondiale, perché adesso possiamo parlare un po' sotto gli occhi di tutti, mentre prima poteva sembrare diciamo una foto, sempre se il tema è affrontato in modo serio, no? Che comunque alla fine quindi non il complotto che esiste veramente, il complottismo che è stato creato a tavolino anche per cercare di svilire, no? quelli che sono le cause e gli effetti che il complotto vero e proprio porta. Il complotto viene. Aspettiamo che l'omelia finisca. Quindi appunto non c'è un'autonomia della politica, non c'è il politico autonomo, almeno il politico o il partito o movimento che incide poi fattivamente sulla vita individuale e sociale di cittadini e soprattutto di lavoratori. C'è chi comunque decide nascostamente quali sono le sorti del pianeta e poi attraverso think tank stabilisce quali sono le direttive. Ormai sono venuti allo scoperto, perché veramente cioè penso che veramente solo chi non vuol vedere non si rende conto, cioè ormai ce lo dicono chiaramente, la Aspen Institute si riunisce, no? Si riuniscono a Davos, e chi è che si riunisce a Davos? Fondamentalmente sono tutti massoni. Se uno andasse a vedere il pedigree, utilizzo questa parola, di ognuno di quei politici economisti che vanno a Davos, sono tutti legati alla massoneria. Quindi pensare che poi la massoneria non incida è veramente assurdo, è ridicolo, perché voglio dire,
le pitture ci sono, non si va in massoneria appunto a giocare a briscola, a giocare a biliardino, ma si va più a discutere di determinate questioni, poi magari legandole a un certo misticismo inquietante assolutamente, perché comunque chi ha il potere, chi ha la ricchezza sono persone molto strane, sono persone diverse da noi, bisogna dirlo, si sentono diverse, vogliono accentuare questa diversità, ma una diversità pericolosa per l'umanità intera e per il mondo. Quindi oggi cercheremo proprio di sviscerare quelli che sono i nodi cruciali per capire come il mondo e la politica sia fortemente condizionato da questo, partito Chiesa, con la speranza che determinate teorizzazioni, e noi abbiamo lavorato tanto in questo, c'è tanto materiale che è disponibile su Iskra al riguardo, sia diciamo, preso ad esempio da molti, perché oggi ecco, per fare politica e per portare un cambiamento bisogna lottare soprattutto con quello che è da comunisti, da partito che nasce per la difesa dei lavoratori, per ottenere un mondo di eguali. Un partito comunista oggi, come in passato, è l'unico partito che risponde come partito veramente proletario, è l'unico partito che si può opporre a questo tipo di intendimento monopolistico della politica e della vita di tutti. Quindi io terminerei qua, do la parola ad Andrea, così ci presento. Buongiorno a tutti, sono Andrea Mortella e il filmato che vedrete ora è nato all'interno di una discussione tra alcuni compagni che lavoravano nel mondo dell'informazione, erano alcuni giornalisti dell'Unità, alcuni che lavoravano per avvenimenti, uno che lavorava anche per Liberazione all'epoca, era Paolo Mondani che adesso lavora per Report, quello che fa con le famose inchieste sui poteri forti, diciamo, nel mondo e nei paradisi fiscali, l'ultimo che ha fatto è quello sulla Germania, no? sullo Stato tedesco e sulla sua economia. E tramite questi compagni e soprattutto il contributo di Michele Mezza, che era un capo struttura della RAI, che aveva una sua trasmissione, abbiamo deciso di mettere giù una scaletta di lavoro per dar vita a una riflessione seria su questo argomento che trattiamo oggi, cioè che cos'è la massoneria, che ruolo svolge all'interno di una società come la nostra, e abbiamo realizzato questo documentario molto articolato, questa inchiesta fatta in modo piuttosto approfondito, il risultato è stato che la RAI non ce lo voleva mandare in onda. E quindi è partita una campagna anche giornalistica dove si domandava come mai la RAI non volesse mandare in onda questa trasmissione, che non aveva nulla, no? Di eversivo, ma era un'inchiesta fatta su un'organizzazione esistente in questo paese e quali finalità si proponeva, no? Quindi si sono intervistati i grandi maestri, no? Dell'epoca, insomma alla fine non c'è stato niente da fare, questi qui tenevano duro, e è venuto fuori addirittura un dirigente misterioso che nessuno conosceva, che è quello che imponeva la linea, e tutti si domandavano a queste riunioni dentro la RAI, ma questo qua chi è? Non l'abbiamo mai visto, da dove spunta questo signore, no? Che ha appunto questo potere decisionale e a cui tutti si sottomettevano, quindi era un personaggio piuttosto occulto, no? Diciamo, nell'ambito RAI, e la cosa, cioè, ha valorato ancora di più perché c'era la necessità di quel lavoro e perché bisognava far vedere quella trasmissione. Insomma, alla fine, dopo diversi mesi con articoli sui giornali dove si continuava a denunciare questa cosa, la RAI manda in onda il filmato e lo manda in onda in coda alla vicenda legata alla morte di era morto Mastroianni, che, e quindi serata. C'è stato questo documentario sulla vita di Mastroianni che ha impegnato praticamente quasi tutta
la seconda rete, no? In coda a questo comunque è andata questa trasmissione, che però è stata vista da 1.200.000 persone, che ha fatto quindi un buon seguito di spettatori. Il risultato è avuto poi delle ricadute all'interno delle riflessioni politiche, perché qui sono andati a intervistare i magistrati, all'epoca c'era Cordova che aveva aperto un'inchiesta su questa cosa, anche perché, insomma, non per vantarmi, ma insomma, una bella fetta del materiale di queste inchieste me l'avevo fornita, no? era frutto delle mie ricerche. Questa cosa, insomma, ha prodotto un ottimo prodotto, nel senso che si chiarisce bene che questa non è un'organizzazione diciamo, non è l'ARCI, no? Ma è un'associazione che è nata con lo scopo di mantenere il potere in mano alla solita classe dominante. È una struttura proprio che determina la cosiddetta dittatura della borghesia. Cioè, il termine usato da Marx trova forza nel momento in cui si studia questa organizzazione, che grazie alla sua trasversalità occulta riesce a condizionare tutte le formazioni politiche, e soprattutto perché è organizzata in modo gerarchico, dove è una gerarchia di tipo militare, dove non è permesso l'errore, non è permesso il cambiare posizione, e se si fa si pagano dei prezzi molto alti, che sono anche appunto l'illuminazione fisica. Un esempio per tutti è stata la vicenda di Roberto Calvi, no, che era un gran massone, che ha disubbidito alle indicazioni generali, che lui era, essendo il presidente del Banco Ambrosiano, che era quindi ai vertici, no, del potere anche massonico del nostro paese, risultato ha disubbidito, ha fatto delle azioni contro la loggia madre d'Inghilterra e ha pagato la vita proprio a Londra, messo, no, impiccato sotto il ponte dei Frati Neri, che è il ponte di confine tra la società massonica, no, e la società profana, no, la società di cittadini normali. E questo qui era un messaggio molto preciso, che con loro non si gioca. Qualcuno è in grado di fare qualche... Cesco! Il lavoro che abbiamo sospeso prima di pranzo, l'appuntamento è il ruolo della massoneria, il titolo non è questo precisamente, è quest'altro invece, massoneria, vero e unico partito chiesa della borghesia. Riprendiamo questo lavoro da che cosa? Da una serie di spunti sono venuti fuori anche adesso ascoltando tre chiacchiere. Quattro chiacchiere. Quindi affrontare la massoneria come noi abbiamo identificato e identifichiamo come il vero partito borghese è quello che propugna, porta avanti, programma le strategie, le tattiche per mantenere questo stato di relazioni economiche mondialmente, globalmente, quindi che presuppone che la stragrande maggioranza della popolazione è subalterna e non deve avere né voce e talvolta nemmeno esistere. Esistere, questa è un'affermazione importante che faccio io, perché per esempio mi viene in mente alcuni documenti dell'ONU, anche questo è un organismo che non è nato dalle spinte proletarie, ma in realtà è nato dalle esigenze di taluni massoni, ma io direi anche di più, i banchieri del mondo, che attraverso il loro partito mondiale, che è la borghesia, studiano, sperimentano, applicano, estendono a modello globale. Loro hanno gli strumenti economici, quindi quando parliamo di massoni non parliamo di deficienti, nemmeno di analfabeti, parliamo di gente alta intellettuale, tanto per cominciare. Seconda cosa, loro portano avanti disegni
che sono sviluppati dalle università, che a parte l'Italia, fino a quando non lo so ancora, che sono una struttura pubblica perché rispondono ancora una volta a un disegno sociale che la Costituzione definisce al ruolo anche delle università e quindi della ricerca. Ma in altri paesi, soprattutto quelli anglosassoni, che l'origine di questo, possiamo chiamarla, malattia, ancora peggio, proprio una, adesso mi viene in mente penso a mia nonna che è morta così, ma mi viene, quando si sviluppa in tutte le parti del mondo, inteso come corpo, la metastasi, appunto, no? Loro sono capaci di, avendo gli strumenti, essendo una classe che da 350 anni ha accumulato tante ricchezze, che può permettersi di determinare qualsiasi cosa. Il fatto che una persona è una merce, è in vendita, e comunque ha un prezzo. Allora, cioè che noi siamo quella parte che rifiutava questo concetto di relazione, tanto per cominciare, umana, no? Una persona non è una merce, il lavoro che fa non è una merce, il lavoro che fa dovrà essere lo strumento con cui le persone insieme rispondono ai propri bisogni naturali, umani, semplicemente. Tornando alla massoneria, i banchieri sono il vero organismo che da cui dipende questa organizzazione globale. Storicamente adesso verrà affrontata come nasce la massoneria. Secondo me si capisce benissimo che la massoneria è parte della storia dell'Occidente, del mondo, dell'Occidente, dell'Europa, non del mondo, perché il mondo è, questo è umilmente diciamo, riconosciamo che il mondo c'era anche prima che nascesse l'Europa in quanto tale, no? Parlo di comunità del pelirossa nordamericana, gli altri. Solo che la borghesia ha imposto e impone ancora oggi il proprio modello. Io faccio un riferimento a un pezzo nel manifesto di Karl Marx, quando Marx dice che, inciso, Marx lo si comprende se facciamo riferimento alla storia del movimento operaio, quindi Marx va concepito, tanto per cominciare, come lavoratore dalla prima rivoluzione industriale. È quella roba lì che modifica il sistema, inventa una nuova classe sociale, che sono gli operai. Questa figura storica lo era, lo è e lo è ancora, anche se qua nessuno parla più di classe operaia, ma la classe operaia ormai è qui l'attualità di Marx. La classe operaia è molto più globale oggi di quando lui scriveva quei testi lì. La borghesia impone il suo mercato, le sue regole di scambio, e Marx in quel passaggio lì cosa dice? Che le merci a basso costo sono l'artiglieria pesante con cui la borghesia impone il proprio modello. Questa è la storia del movimento operaio, e gli operai, noi italiani, che per quanto ci riguarda, come riconosciamo le battaglie contadine, le prime battaglie contadine e operaie, per arrivare alla resistenza, quindi alla liberazione, quindi alla Costituzione, che è un punto, è un traguardo di avanguardia nel mondo,
direi solamente nel mondo occidentale. La nostra Costituzione 48 è un punto di avanguardia per tutto il mondo. Chiudo dicendo questa roba qua, so che ha messo insieme tante cose, ma la massoneria è quel partito vero, trasversale, che non solo porta avanti i suoi progetti dentro una chiesa, perché loro sono più preti dei pretoni, mica sono dei pretoni questi qua, no? Messa così popolarmente, sono dei più pretoni dei pretoni. Almeno con un prete riesco a parlare di massimi sistemi. Penso a Gesù. A Gesù adesso parlano non credenti, ma a Gesù, quando ha detto che siamo tutti uguali, l'hanno inchiodato, ragazzi. È molto, molto semplice, molto semplice quella è la questione, ma così è. Infatti il Papa dice, quando gli fanno una domanda, ma voi siete comunisti? No, guarda che siamo nati noi prima, dice lui, giustamente anche. Infatti noi facciamo riferimento alla storia del movimento operaio. Queste sono bazzecole, giusto per stemperare il clima che giustamente c'era una discussione attiva prima, ma su me va ricollocata e considerata la massoneria come lo strumento troppo della borghesia in quanto tale. Adesso storicamente verrà spiegato come nasce e come si sviluppa tra fino ai giorni nostri, da prima della scoperta dell'America, perché questo è un cambiamento epocale per l'Europa, per noi occidentali, che andiamo in giro a spiegare al mondo la democrazia, e mi viene da ridere e soprattutto da piangere. Ciao!